Bentrovati ad una nuova puntata di Umbria 7, il rotocalco di informazione, cultura e società, ideato e realizzato dall'agenzia videogiornalistica VNews di Perugia. Apriamo la puntata parlando della BCC Umbria, che si prepara all'assemblea straordinaria che dovrà sancire l'ingresso dell'istituto di credito nel gruppo bancario Icrea. Ce ne parla Nicola Torrini. Terminato il ciclo di incontri territoriali per informare i soci sulle nuove sfide che attendono BCC Umbria, l'Istituto di Credito Cooperativo è ormai pronto all'assemblea straordinaria che dovrà sancire il suo ingresso nel gruppo bancario Icrea. Un appuntamento storico in programma domenica 9 dicembre al centro congressi dell'Hotel 4 Torri di Perugia. Una legge di riforma ci ha obbligato e ci sta obbligando ad aderire ad un gruppo bancario nazionale. Questo è stato fatto per consolidare il sistema del credito cooperativo, per rafforzare i requisiti patrimoniali, in qualche modo per garantire ancora di più di quanto è stato fatto nel passato clienti e soci sulla stabilità dell'azienda. E a chi esprime preoccupazioni sul rischio che questo passaggio possa snaturare l'essenza stessa del modello cooperativo, così rispondono i vertici di BCC Umbria. La scommessa che siamo impegnati a vincere noi a livello locale e la capogruppo a livello nazionale, che dobbiamo mantenere comunque i legami e le caratteristiche principali, fondamentali del credito cooperativo. Dobbiamo avere, per dirlo con una battuta, le ali per volare, proiettandoci sul secolo nuovo che è da poco iniziato, nuovi sistemi bancari, nuovi prodotti, il nuovo che viene avanti, ma senza tranciare di netto le radici da cui veniamo. Proprio per non recidere queste radici, BCC Umbria sta lavorando per rafforzarsi e per ottenere un maggior peso all'interno del gruppo bancario Icrea. A questo fine risponde anche l'ipotesi sempre più concreta di fusione tra BCC Umbria e la Toscana Banca Cras, banca di credito cooperativo con sede sociale a Sovicilli in provincia di Siena. Questo gruppo che va a nascere è composto attualmente da 144 banche nell'arco di pochi anni, possiamo parlare uno o due anni, dovranno essere ridotte drasticamente a non più di 40-50. Quindi noi con l'aggregazione non facciamo altro che anticipare questo tempo, scegliendosi la controparte o la banca così più vicina a noi anche territorialmente, che ci dà più garanzie. Il contesto economico e normativo è cambiato profondamente ed è necessaria una nuova visione strategica, così sono necessarie anche maggiori dimensioni e nuovi modelli di business. Il sistema bancario si sta concentrando, il sistema bancario si sta disintermediando, noi dobbiamo essere bravi a mantenere la nostra territorialità, dobbiamo essere bravi ad essere sempre efficienti per i nostri soci e i nostri clienti, e questo si può ottenere anche grazie e soprattutto a queste aggregazioni. L'ipotetico nuovo istituto, che proprio per la sua dimensione macroregionale potrebbe prendere il nome di Banca Centro, manterrebbe la direzione generale a Mogliano con presidi territoriali a Mantignano e Sovicille. Conterebbe quasi 17.000 soci, oltre 60 filiali e 400 dipendenti e un patrimonio netto di 160 milioni di euro. Un Natale da favola è quello che si appresta a vivere la città di Perugia con il suo centro storico vestito a festa. Scopriamo le iniziative messe in campo da Consorzio Perugia in Centro, associazioni e commercianti nel cartellone del Comune di Perugia. Il servizio di Carla Damo. Il Natale a Perugia quest'anno è accompagnato da tante novità e vede un lavoro di squadra tra amministrazione comunale, associazioni e commercianti per rendere il centro della città bello, vestito a festa e capace di accogliere con una ricca offerta bambini e famiglie. Nuove per iniziare le luminarie e gli addobbi. Ci saranno luci, ci saranno alberini di Natale ogni ingresso, che significa proprio che il commerciante è stato con noi per arricchire l'addobbo natalizio, perché senza questi addobbi il Natale non c'è, e abbiamo pensato anche di fare i soliti fili, un pochettino meno di quello che poteva essere, proprio per illuminare la città.
Torna poi Natale alla Rocca con la sua proposta di artigianato di qualità che anima la Rocca Paolina e le sue suggestive sale. I commercianti che vengono da varie parti d'Italia vengono perché credono nel Natale in Rocca, per cui credo che questo Natale sia un Natale interessante ancora di più. Perché? Perché le persone che vengono da fuori sono loro che hanno fatto richiesta di venire da noi. E questa è una cosa molto bella, perché abbiamo potuto scegliere il meglio del meglio delle bancarelle che ci saranno dentro il Natale in Rocca. Gli artigiani saranno anche all'aperto con il mercatino tra Corso Vannucci e Piazza della Repubblica nelle tradizionali casette in legno. I presupposti ci sono tutti quest'anno per un Natale da favola con il ricco cartellone predisposto dal Comune di Perugia. Noi abbiamo scelto invece, insieme con il Consorzio Perugia in Centro, grazie anche a un aiuto della Regione, ma soprattutto con la passione e la voglia di portare un programma che sia per i nostri cittadini e per i nostri turisti, ma soprattutto per le famiglie. Ed ecco come è nato il Natale da favola. Andremo da tanta musica, tante favole per i bambini, a proprio momenti di divertimento per loro e poi anche la grande attesa di nuovo del ritorno del funambolo, che anche quello è un modo di sognare, di guardare il cielo e di sognare. Vogliamo che in centro storico si riviva un Natale magico dove i bambini possono riscoprire, ricordare, vedere le favole più importanti e più tradizionali presenti appunto nel panorama mondiale. E così spazio alle favole e alla magia del Natale. Piazza Italia sarà la piazza di Cappuccetto Rosso, la piazzetta di Via Bonazzi quella di Biancaneve, in piazza 4 novembre ci sarà la casetta di Babbo Natale dove incontrarlo e consegnare le letterine. Piazza Matteotti con la sua pista di ghiaccio sarà dedicata a pattini d'argento e Piazza della Repubblica a Mary Poppins. Tornano poi il Christmas Train per viaggiare tra i monumenti della città e gli attesi appuntamenti con il concerto di Capodanno e la Befana perugina. La città della domenica si trasforma nel parco di Natale dall'1 al 26 dicembre grazie alle attività proposte da Magenta Events. Noi siamo state all'inaugurazione, vediamo. La città della domenica di Perugia si trasforma nel parco di Natale e permette a bambini e famiglie di rivivere la magia di questa festa con atmosfere e ambientazioni a tema in un luogo che è già dedicato alla fantasia e al divertimento. Grazie al cartellone di eventi predisposto da Magenta Events, molto strutturato e ricco di attività, tutti i sabati e domeniche fino al 23 dicembre e poi nella giornata del 26 dicembre si potrà vivere questa esperienza unica. Siamo molto felici per quest'anno di offrire questo evento di Natale, è il primo anno che lo facciamo e è una delle novità che quest'anno abbiamo portato al parco. È un evento unico per tutti i bambini perché per la prima volta potranno scoprire la casa di Babbo Natale in un posto magico all'interno del bosco, vedere il villaggio degli elfi, arrivare lì con il trenino che sarà una cosa ancora più emozionante e magica, e quindi speriamo di regalare a tutti un sogno che si potranno portare dietro e ricordare. Riusciremo anche all'interno a dare ai bambini delle attività divertenti con gli elfi, con dei filmati. Il già fantastico parco della città della domenica quest'anno si vestirà, insomma, tutto natalizio per un evento d'eccellenza dedicato alle famiglie e ai bambini. Per la prima volta potremo incontrare nella piazza degli artisti 20 tra i migliori espositori italiani, dall'artigianato natalizio a tutto ciò, insomma, che ruota intorno al Natale. Anche, insomma, per i più golosi ci saranno delle cose buonissime. Nella piazzetta, quindi, nelle meraviglie partirà il treno incantato. Questo treno, composto da 9 carrozze completamente illuminate e danzanti, si inoltrerà nel parco della città della domenica completamente illuminato e dopo, insomma, un lungo giro attraverso tutte le favole approderà nel primo villaggio di Babbo Natale. Quindi sarà possibile incontrare Babbo Natale in persona, conosceremo gli elfi con i quali potremo spedire la letterina, scriverla e fare tanti laboratori dedicati alla costruzione dei giocattoli. La città della domenica di sempre, no, è la città della domenica rinnovata ancora di più con il grande impegno della famiglia Spagnoli e Guidi, che veramente stanno facendo grandi cose.
quest'estate hanno fatto oltre 60.000 abbonamenti. Questo significa che non sono tanti contatti, significa tantissimo turismo. E devo dire che anche con la convenzione che c'è con il comune, questo è un luogo che è tornato a vivere, sempre vissuto, ma è tornato a vivere con grande entusiasmo. Il Parco di Natale a Città della Domenica sarà aperto dalle 10 alle 20.30, il treno partirà ogni mezz'ora dalla piazzetta centrale, può trasportare fino a 80 persone ed è consigliata la prenotazione. Durante queste aperture si potrà visitare il parco anche in modalità naturalistica, conoscere i suoi animali e far visita al rettilario. Natale è un evento unico che comunica bellezza e creatività di arti e mestieri. Natale è il nuovo salone del regalo adatto allo shopping di tutta la famiglia. Natale è il più grande parco del Natale. Natale è a Umbria Fiere di Bastia Umbra, 30 novembre, 1 e 2 dicembre, poi il 7, l'8 e il 9 dicembre. Avevo paura di donare il sangue, ma poi con questo gesto ho aiutato Silvia, Mario, Gabriele e anche molte altre persone. Sai prenderti cura del tuo corpo? Beauty, centro di bellezza in via Sette Valli 320 a Perugia, può aiutarti. Affidati ai suoi specialisti per trattamenti all'avanguardia mirati e personalizzati. Estetica viso e corpo, micro tatuaggi per trucco cromatico, extension ciglia, nails, solarium, depilazione e depilazione. Beauty è aperto tutti i giorni, da lunedì a sabato dalle 8.30 alle 20.30 e domenica dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19. Prenota il tuo appuntamento al numero 075-5000-209. Beauty, un universo di bellezza. Rimaniamo in tema natalizio, andiamo a Città di Castello per la 19ª mostra di arte presepiale che è stata inaugurata nella Basilica Cattedrale della città e sarà visitabile fino al 6 gennaio. Vediamo! Una tradizione che si tramanda da secoli, quella del presepe, ideato da San Francesco d'Assisi, e se dalla prima rappresentazione della Natività ad oggi la magia è la stessa, è la fantasia degli artisti che ci si dedicano con passione a regalare sempre nuove emozioni. Come avviene nella 19ª edizione della mostra di arte presepiale di Città di Castello, a cura dell'associazione Amici del Presepe Gualtiero Angelini. Se noi siamo qui è merito suo, per tutte le cose che ha fatto per noi, e per anche questo tesoro che ci ha lasciato, veramente incredibile. Dietro di me ci sono le sue opere, abbiamo cercato di dargli più luce possibile, tanto che abbiamo anche cercato di cambiare il nostro marchio e farlo in modo sì che dentro al marchio ci sia scritto Associazione Gualtiero Angelini. La mostra è allestita nella cripta della Basilica Cattedrale di Città di Castello fino al 6 gennaio e accoglie oltre 190 espositori da Napoli, Bergamo, Palermo, Avellino, ma anche Umbri e Toscani. Anche quest'anno, a conferma della consolidata amicizia e reciproca stima, abbiamo ospite le tre associazioni dalla storica Associazione Italiana Amici del Presepe di Napoli all'Associazione Presepistica Italiana e all'Associazione Presepe Irpino, che la faranno da padrona, nel senso che saranno l'elemento portante della nostra mostra, con delle opere eccezionali. Queste opere, tengo a dirlo, che ogni anno sono diverse dall'anno precedente. Noi cerchiamo di portare sempre qualcosa di nuovo, pur essendo l'elemento trainante il presepe tradizionale.
E allora spazio alla natività ambientata sulla spiaggia di Lampedusa o all'opera degli artisti di Cascia che tornano a Città di Castello a rappresentare la rinascita del borgo dopo il terremoto, oppure ancora al presepe costruito in un acquario o a quello più tradizionale che è stato esposto lo scorso anno al Quirinale. Opere uniche e ripetibili che richiedono ore e ore di lavoro e tanta attenzione al dettaglio, che viene premiata a quanto pare da tante presenze. Noi infatti abbiamo coinvolto, per quanto riguarda la conoscenza di questa nostra mostra, numerosi tour operator che dal centro Italia già hanno richiesto la prenotazione alberghiera e quindi anche la visita alla nostra mostra. Quindi per noi è un vanto anche questo. La mostra resterà aperta nei giorni feriali dalle 10 alle 12.30 e dalle 16 alle 19.30, mentre il sabato e festivi dalle 9.30 alle 13 e dalle 15 alle 20. E adesso musica con la pianista Cristiana Pegoraro che si è esibita alla Carnegie Hall di New York in una delle tappe del suo tour mondiale tra Standing Ovation e l'assegnazione del premio internazionale FIDAPA Donna di Eccellenza. Ci dice di più Carla Adamo. Applausi, standing ovation e bis. È stata accolta con il consueto calore e un grandissimo apprezzamento la performance che la pianista ternana di fama internazionale Cristiana Pegoraro ha regalato alla Carnegie Hall a New York City per una tappa della tournée mondiale che l'ha vista esibirsi tra l'Italia e l'America dal mese di ottobre in 18 concerti. All'evento realizzato con il patrocinio della rappresentanza d'Italia presso le Nazioni Unite nell'ambito del mese della cultura italiana negli Stati Uniti, la pianista ha presentato il programma dal titolo «I grandi compositori e le loro muse» dedicato alla figura femminile nella musica classica con brani di Rossini, Beethoven, Chopin e sue trascrizioni originali per pianoforte. Un omaggio alla donna che le è valso il premio internazionale FIDAPA Donna di Eccellenza ricevuto dalla Federazione Italiana Donne Arti, Professioni e Affari per essersi affermata nel mondo come testimone della migliore eccellenza in campo artistico. A consegnarlo il presidente dell'Italian America Committee on Education Berardo Paradiso e la senatrice Ada Urbani, past president dell'associazione FIDAPA di Terni a nome della presidente nazionale Caterina Mazzella. Cristiana Pegoraro, definita dal New York Times un'artista del più alto calibro, è anche ideatrice e direttore artistico del Narnia Festival, evento poliedrico che intreccia varie forme d'arte, musica e cultura e propone spettacoli con artisti di fama e una didattica di livello internazionale in prestigiose location di Umbria e Lazio. Proprio alla Carnegie Hall, la pianista ha annunciato che a partire dal 2019 il Narnia Festival svilupperà progetti di formazione e concerti anche a New York, dando così la possibilità ai giovani che partecipano al campus estivo di approfondire la propria esperienza musicale in una delle città culturalmente più vive e importanti al mondo. Al concerto ha fatto seguito un lussuoso ricevimento privato di Urbani Truffle Lab, offerto da Urbani Tartufi, altra eccellenza umbra. Parliamo ora di motori, in particolare di quelli elettrici che hanno dato bella prova di sé nello Smart EQ 4Q E-Cup, primo campionato monomarca 100% elettrico che ha fatto tappa all'autodromo Mario Umberto Borzacchini di Magione. E tra i piloti c'era il driver della concessionaria Rossi Mercedes-Benz, Alessio Della Nave. Ce ne parla Nicola Torrini. Sempre più esperti del settore automotive vedono nell'auto elettrica il futuro dell'industria automobilistica. In Umbria, un assaggio di questo possibile prossimo scenario dominato dai motori elettrici lo si è potuto gustare con lo Smart EQ 4Q E-Cup, primo campionato monomarca 100% elettrico che ha fatto tappa all'autodromo Mario Umberto Borzacchini. Per due giorni le 18 Smart EQ elettriche che hanno preso parte al trofeo hanno sfrecciato sul tracciato di Magione tra curva tutto gas e sfide adrenaliniche tra i piloti, tra cui il driver della concessionaria Rossi Mercedes-Benz Alessio Della Nave.
La concessionaria Rossi è stata infatti protagonista dell'evento sportivo anche allestendo nel paddock un vero e proprio smart village dotato di area lounge e di spazi ricreativi dove grandi e bambini hanno potuto cimentarsi per esempio con il free climbing e il bungee trampoline. Tutti i presenti hanno avuto inoltre la possibilità di provare su strada le nuove Smart EQ42. Un fine settimana elettrizzante, insomma, dedicato agli sport motoristici, anche in questa insolita veste, alla mobilità sostenibile e più in generale al divertimento. Il gruppo Grifo Agroalimentare è ancora una volta a fianco del sociale, con il sostegno dato al Movimento per la Vita Umbria attraverso la donazione di latte e la condivisione della campagna Curle per la Vita. Vediamo. Un aiuto concreto per le mamme in difficoltà economica, ma soprattutto per quei bambini che hanno bisogno di latte per il proprio nutrimento. Il gruppo Grifo Agroalimentare ha intrapreso una collaborazione con il Centro di Aiuto alla Vita di Perugia, costola del Movimento per la Vita Umbria, sostenendolo attraverso una fornitura continua e costante di latte 100% Umbria. Noi siamo attenti alla crescita dei bambini, delle giovani generazioni, no? Facciamo latte in particolare, per cui vogliamo che sia di eccelsa qualità per chi guarda lo sviluppo, no? Dei propri figli. Questa è un'occasione particolare perché proprio siamo nelle fasce più deboli e allora abbiamo pensato che fosse più necessario, quanto mai necessario, che noi fossimo vicini attraverso questo sostegno a questa iniziativa. C'è una frequenza diciamo, giornaliera di donne che chiedono aiuto, sostegno, e quando noi andiamo a fare lo screening della donna in difficoltà si dà la possibilità a queste donne di ricevere un contributo in denaro per 18 mesi, 6 mesi prima della nascita e 12 mesi dopo, nell'importo di 160 euro al mese. E abbiamo pensato che oltre a questo, diciamo, supporto economico c'è anche il supporto psicologico, cioè di parlare con la donna. Accanto alla donazione di latte, il gruppo Grifo Agroalimentare ha abbracciato la campagna Culle per la Vita, portata avanti dal Movimento per la Vita, che si pone come obiettivo quello di prevenire gli episodi di abbandono dei neonati. L'abbiamo abbracciata già da tempo e continueremo. Vogliamo continuare perché vogliamo fare una cosa che sia stabile nel tempo e abbia un significato forte e continuativo. In Umbria esistono due culle per la vita, a Perugia presso l'ospedale Santa Maria della Misericordia vicino al residence Daniele Chianelli e presso l'ospedale di Città di Castello. Questa culla praticamente è in contatto con il 118 dell'ospedale qui di Santa Maria della Misericordia, che si attiva immediatamente per poter prelevare il bimbo e portarlo nella struttura neonatale. Ovviamente è tutto anonimato, non è che c'è la possibilità, no, di capire chi è quella donna che ha lasciato il bimbo. Così come esiste anche l'anonimato quando si partorisce all'interno dell'ospedale. Cioè praticamente la mamma che non vuole, no, assolutamente portare avanti la crescita del bimbo ha queste due possibilità. Pesciarelli edilizia, materiali edili, termoidraulica, rubinetterie, idrosanitari, arredi e componenti per il bagno. 50 anni di esperienza nel settore, personale aggiornato ed esperto e un vasto assortimento merci, sempre al passo con le novità di mercato, fanno di Pesciarelli edilizia il tuo punto di riferimento nel campo dei materiali da costruzione, nell'architettura di interni ed esterni, nei sistemi di riscaldamento e climatizzazione. Pesciarelli edilizia, la nostra forza è il servizio. La festa della cipolla di Cannara si veste d'inverno e regala un nuovo appuntamento. Dal 7 al 9 e dal 14 al 16 dicembre, Cipolla Winter Edition con un menù da leccarsi i baffi al cortile antico.
I will fight for you. Dall'amore per la terra e la passione per i suoi frutti nasce il frantoio Berti. Da 4 generazioni l'azienda agricola Berti produce olio extravergine d'oliva attraverso il proprio frantoio del XIX secolo interamente ristrutturato, potendo contare su una superficie complessiva di 30 ettari di terreno tra olivi secolari e nuovi impianti fra le verdi colline che circondano Perugia. L'olio del frantoio Berti è provvisto di certificazioni che ne attestano la sua qualità, sicurezza e trasparenza, facendone una vera e propria eccellenza agroalimentare, frutto del giusto equilibrio tra sapienza antica, innovazione tecnologica e legame con il territorio di origine. Lo si può acquistare recandosi direttamente in loco o comodamente da casa, attraverso lo shop online che commercializza anche ottimi vini. L'azienda agricola Berti organizza degustazioni ed è anche fattoria didattica. L'intento è quello di trasmettere alle giovani generazioni la cultura e la passione di un'attività tipicamente legata al territorio umbro, qual è l'olivicoltura. Per ulteriori informazioni e contatti si può visitare il sito www.frantoioberti.it. Per la rubrica Focus Aziende parliamo di LeadUp, CFO partner guidato da Davide Rubeca, una realtà che si propone di affiancare le aziende in ambito amministrativo, finanziario e di controllo con un approccio innovativo. Ce ne parla Carla Adamo. Affiancare a livello operativo e gestionale in ambito amministrativo, finanziario e di controllo un'azienda. Accompagnarla nella definizione di una strategia, nella capacità di creare valore e gestirlo nel tempo. Con un approccio nuovo e dinamico, LeadUp si propone alle piccole e medie imprese come acceleratore di sviluppo, dando uno specifico sostegno in termini organizzativi e gestionali. Questa giovane realtà nasce dall'esperienza di Davide Rubeca, che ha svolto per 25 anni funzioni in ambito amministrativo nelle PMI, arrivando a ricoprire il ruolo di CFO, Chief Financial Officer. Nell'ambito di questo percorso professionale, la figura e l'incarico ricoperto hanno avuto un'evoluzione nel tempo. Quindi sono passati da un approccio prettamente tecnico sulle materie finanziarie, quindi amministrative, a un approccio più di uomo d'azienda e di conoscitore delle dinamiche aziendali. E quindi colui che presiede e coordina dei progetti di sviluppo sempre nell'area di competenza. Progetti di sviluppo che però hanno impatti su tutte le altre aree strategiche aziendali. Uno dei punti di forza di LeadUp è che si avvale di un team di professionisti specializzati in vari settori che supportano l'azienda con le loro specifiche competenze. È un team di lavoro che ha come obiettivo quello di supportare le piccole e medie imprese nello sviluppo in un percorso di crescita della propria area amministrativa, finanziaria e controllo. LeadUp è sicuramente una struttura che conosce la realtà e le dinamiche aziendali. Perché? Perché è un'azienda che è nata ed è composta da figure professionali che di esperienza ultra decennale, formate tutte all'interno di contesti aziendali con ruoli di responsabilità all'interno dell'area amministrativa, finanziaria e controllo, quindi dal CFO al responsabile programmazione e controllo al responsabile IT. LeadUp, insomma, entra in azienda per dare valore al servizio e vive la sua dinamicità, sta accanto all'impresa e si pone come strumento per un cambio di approccio culturale, l'aiuta a sviluppare sistemi evoluti di controllo, di gestione, di business intelligence e sistemi di pianificazione efficaci. L'approccio di LeadUp è abbastanza particolare e mira sempre alla tutela di tutte le altre aree strategiche che impattano sull'area di competenze del CFO, quindi un'attenzione particolare a quello che è comunque il processo informativo aziendale, senza perdere di vista l'efficienza che ogni revisione di processo, ogni costruzione di processo deve avere e deve portare con sé.
Sempre per la rubrica Focus Aziende parliamo della farmacia Bolli 1833 del dottor Giuseppe Cenci e scopriamo il suo fornito reparto integratori che usufruisce della consulenza di personale specializzato nel settore. Vediamo. Cura della propria salute significa anche affidarsi alle persone giuste. Nella farmacia Bolli 1833 a Pontefelcino di Perugia è possibile trovarle. Farmacisti competenti e aggiornati, ciascuno con una propria specializzazione nelle diverse aree di cui si compone il punto vendita. Questo ci ha consentito di andare in profondità sia nella qualità del consiglio ma anche negli assortimenti, di avere un numero di referenze importante che ci consente di poter rispondere a tutte le esigenze della nostra clientela. Particolarmente fornita l'area riservata agli integratori alimentari. Qui troviamo le dottoresse Luisa Canonico e Luigia De Simone, farmaciste in primis ma anche sportive. Luisa infatti è un'appassionata runner, mentre Luigia un'assidua ciclista. Questa è l'area dedicata sia agli integratori che per lo sport, sia a prodotti mirati ad un benessere sia dello sportivo che cerca ovviamente dei prodotti alimentari finalizzati alla buona performance fisica, ma anche a prodotti che invece sono proprio mirati a chi vuole porre l'attenzione al proprio peso, alla propria salute e quindi a necessità di prodotti nuovi. Tutti possiamo andare su internet e fare degli ordini online, perché siamo capaci tutti ormai nel 2016. Qua vogliamo dare un valore aggiunto che unisce la professionalità del farmacista alla professionalità di persone che si occupano di sport e che lo fanno attivamente. Primo. Secondo, un'altra cosa importante è che tutto quello che noi abbiamo qua è garantito, c'ha una certificazione di qualità e c'ha anche dà anche una sicurezza, perché noi comunque teniamo tutte le cose a una temperatura controllata, quindi diamo la qualità, la sicurezza del prodotto e la professionalità. Oh, you're such a pretty thing, I'll take you and I'll make you all mine. Chiudiamo con la rubrica Focus Aziende e ci occupiamo di Incaltiber, azienda umbra specializzata nel settore edile con sedi a San Martino in Campo e Santa Sabina di Perugia. Sentiamo. Dalle fondazioni al tetto, tutto per la casa. Recita così lo slogan della Incaltiber, azienda umbra con esperienza quarantennale nel settore edile, specializzata nella lavorazione e posa di acciaio per cemento armato, produzione di calcestruzzo e commercializzazione di materiali da costruzione. Dal 2012 abbiamo anche affrontato un passaggio generazionale per cercare di affrontare con una visione nuova quelle che sono state e saranno le sfide che ci propone il nostro mercato, che è in continua evoluzione e soprattutto ha esigenza sempre di trovare delle soluzioni diverse. Adesso stiamo abbracciando con i nostri magazzini edili soprattutto tutto quel mercato che riguarda anche le ristrutturazioni, l'edilizia leggera, ampliando le nostre referenze al magazzino, quindi abbiamo inserito pitture, vernici, tinte da esterno e interno, molto cartongesso perché crediamo anche nelle costruzioni a secco che siano nel futuro un settore molto importante della nostra attività. Grazie ai suoi qualificati partner e fornitori, attualmente sono oltre 3.000 gli articoli che Incaltiber mette a disposizione dei propri clienti, siano essi privati cittadini o imprese edili, nelle sue due sedi dislocate nel comune di Perugia, una storica San Martino in Campo, in via dell'Aratro 3, dove sono presenti anche le principali strutture produttive, e l'altra Santa Sabina, in via Tertulliano Marsani 4. Nel nostro settore tutti cercano di vendervi dei prodotti, noi cerchiamo di vendervi la soluzione giusta, il prodotto giusto. Siamo preparati e siamo in tanti, dunque qualsiasi vostro problema per noi è il problema e lo risolviamo. Il punto di partenza, diciamo, è quello dell'accoglienza e del capire le esigenze del cliente, soprattutto nel privato.
Cerchiamo di offrire sempre almeno due alternative per ogni tipo di prodotto, quindi la scelta finale spetta sempre al cliente se avere un prodotto economico o un prodotto prestazionale. La cortesia, quella innanzitutto, cerchiamo di farne un cavallo di battaglia. La Incaltiber e i suoi 19 dipendenti si caratterizzano insomma per la grande attenzione nel rapporto con i clienti, l'organizzazione, la consulenza tecnica e il servizio, grazie anche alla numerosa flotta aziendale. Moderna realtà imprenditoriale, l'azienda ha ultimamente puntato molto anche sulle innovazioni tecnologiche, per esempio con l'acquisizione del brevetto Cobiax per l'alleggerimento dei solai in calcestruzzo e lo sviluppo con i talcementi e la messa in commercio di un calcestruzzo drenante. E questo era il nostro ultimo servizio. Vi ricordo che potete rivedere tutti i servizi andati in onda sul nostro canale YouTube e continuare a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram e Google+. Da Rossana Furfora e dalla redazione di Avenews è tutto. Non mi rimane che augurarvi un buon proseguimento con i programmi della rete.